Te l'avevo detto che era una stronzata. Colonnello, salve. Ancora voi due. Me l'aspettavo una mossa simile da voi due. Avete avuto una possibilità e l'avete sprecata. Ora non vi resta che il plotone d'esecuzione. Sembra che paranoia. Nemici davanti, nemici di dietro. Ma volete capirlo che la vita è una sola? Ma cosa vi mettono in testa in accademia? Va bene, pure in subordinazione adesso. Ce n'è per farvi fucilare tutti e due all'istante! Ma come sarebbe a dire? Esigo regolare processo! Stop! Ragazzi, insomma, volete capirlo o no che abbiamo i minuti contati in questo cazzo di film? Porca miseria. Abbiamo fatto, perché non è meglio così. Aspetta un attimo. Oh, regista, adesso cos'è che facciamo? Facciamo così. Per voi due, teletrasporto diretto sull'altra scena. Perfetto, teletrasporto! Così saltiamo la marcia e vai! Molto bene. E io adesso che cazzo ci sto a fare? Dovresti ricevere una comunicazione radio all'incirca adesso. Squadra Triple S, colonnello Kurt, mi ricevete? Passo. Qui il colonnello Kurt, passo. Colonnello, abbiamo due notizie, una buona e una cattiva, passo. Cominciamo dalla buona, capitano. Abbiamo scoperto il nome di chi si cela dietro all'attacco, un certo Dottor Zero. Ora è tutto chiaro, uomini. Se quel che avete scoperto è vero, il loro nuovo obiettivo è il centro di ricerche. Colonnello, potreste dirci di più su questo Dottor Zero? Zero lavorava per il governo. Assieme al dottor Duracell sviluppò un progetto per la creazione di soldati dotati di facoltà superumane, da impiegare come truppe d'assalto. Tuttavia, a causa dei numerosi casi di pazzia tra i volontari sottoposti al trattamento, Duracell convinse i vertici a chiudere il programma. Zero, che si era dedicato totalmente al progetto, non sopportò l'affronto. Se ne andò e sparì nella clandestinità, non prima di aver giurato vendetta. Temo voglia finire il lavoro che aveva iniziato molto tempo fa. Dovete fermarlo ad ogni costo. Sono spiegato? Ricevuto, colonnello, ma per quanto riguarda la cattiva notizia. Capitano. So da fonte assolutamente certa che la squadra Triple S è a pieno organico. Mi faccio muovere immediatamente, senza esitazione. Uomini, preparatevi all'assalto! Seguite Tetsuo che vi aprirà la via! Tetsuo, ecco il posto di cui ti avevo parlato. Mi, che bello! La voglio vedere, la voglio vedere! Via, via, vai! L'assalto! Forza, forza, ragazzi! Ora basta, dottore. Tutto questo macello vale davvero la vendita di qualche console in più? Dottoressa, farà bene a limitarsi a fare il suo lavoro. Ah, adesso ho capito. Allora non è una questione di soldi. Bene, dottore. Vediamo come farai senza questo.